Giovani, come si può valorizzare di più il nostro patrimonio culturale magari in maniera diversa rispetto a quanto è stato fatto sinora? Beh, sicuramente le sfide che abbiamo davanti, visto anche le nuove tecnologie, il nuovo modo di comunicare, sono grandissime. In primis la cosa fondamentale che dobbiamo fare è valorizzare quelli che sono, fra virgolette, i territori secondari, quelli meno conosciuti, che spesso hanno un patrimonio magari più grande di quelli conosciuti, e per ovviare sia al problema della fruizione, perché noi rischiamo l'overbooking, che rischia anche nella visione della tutela di rovinare delle opere o dei singoli siti, e quello di promuovere comunque una coscienza collettiva delle comunità, perché noi dobbiamo partire dal presupposto che o le comunità riconoscono il loro patrimonio o mai lo tuteleranno. Infatti questo è il grande passaggio che cerchiamo di fare in questa correlazione fra pubblico, privato, gli enti a vari livelli, e cercare di espandere dal patrimonio tutta una cultura che si irradia nel territorio circostante. È un po' quello che fanno ad esempio i siti UNESCO con le buffer zone, che sono le zone di tutela, è l'allargamento di una tutela che però passa anche dall'artigianato, dall'agricoltura, per dare anche al turista che viene, a chi vuole fruire di quel sito, la possibilità di vedere tutte le sfumature, perché noi abbiamo un tipo anche di turismo che è sempre più consapevole, vuole per cui crearsi un tipo di esperienza unica, e noi in Italia abbiamo la fortuna di poter dare tante esperienze uniche, per cui dobbiamo riuscire a passare da una tutela, che è la tutela dei siti, la tutela del patrimonio. Noi abbiamo anche un grande progetto che sto portando avanti sul Colosseo, che è il primo prototipo, è un controllo addirittura satellitare del bene e a terra del bene, con poi dopo fruizione attraverso delle app. Questi sono i vari passaggi. Poi sicuramente le regioni hanno un ruolo fondamentale, dovrebbero averlo ancora più fondamentale per me, perché sono i primi che sanno le varie dinamiche che sono all'interno dei territori e quali territori magari soffrono il fatto di essere meno conosciuti, che può derivare da 2000 motivi, può derivare anche da semplici motivi economici che hanno fatto spostare gli abitanti da delle zone a delle altre, e così rischiano di farci perdere un qualcosa che è la nostra memoria. Io lo dico sempre, la memoria deve rimanere memoria collettiva per non perdersi, e questo è fondamentale, lo possono fare le regioni, e nella tutela per me le regioni dovrebbero avere, anche se questa è discussione nazionale, anche un potere diverso per quanto riguarda le sovrintendenze, perché diciamo che ci sono sovrintendenze che sicuramente hanno fatto il bene dei territori, giusto che ci siano, altre che magari si sono un po' confuse. Quindi nell'iter sull'autonomia quali maggiori competenze o funzioni avrebbe la cultura da questo punto di vista? Ma sicuramente ci sono dei musei, dei siti, dei luoghi che possono benissimo passare nelle competenze delle regioni, e poi io penso che fondamentale sarebbe anche la questione delle sovrintendenze, oltre il FUS, ma quello riguarda la questione dei teatri, oppure io ho la delega al cinema e ritengo il cinema totale, no, deve avere comunque una regia, perché c'è il cinema italiano, deve avere questa regia per tenerne la centralità. Però ad esempio sulle sale, noi abbiamo il bando sale, per me sarebbe giusto che fossero le regioni a decidere quali sono le zone in cui devono aprire nuove sale, oppure le zone più delicate che hanno più problematiche. Io ritengo che la sala è un presidio sociale, oltre che ha una bellissima esperienza per poter vedere un film, e non devono morire perché sono punto di incontro e di aggregazione nei comuni. Però ogni regione ovviamente questa dinamica la sa bene. Parlando di cinema, fondamentale sono le film commission e tutto quello che è la promozione del territorio attraverso il cinema, che passa ovviamente da portare capitale anche estero che viene e arriva sui territori alla semplice promozione turistica. Tutti sappiamo, quando viene girato un film, una serie, una fiction in un luogo, quanto turismo poi è indotto, porta di conseguenza. Per questo ci sono delle novità per l'estate? Sì, sull'estate abbiamo puntato tantissimo, perché l'Italia era l'unica anomalia in tutto il sistema mondo di avere una stagione molto più corta, dove l'estate non era possibile andare in sala perché non uscivano di fatto i film. Insieme a tutto il settore abbiamo deciso di crederci, e il Ministero ha messo 1 milione di euro per la promozione dell'estate, i distributori hanno messo più di 60 titoli, i distributori, devo ringraziare le major americane che sono
le prime che ci hanno creduto e gli italiani che mettono i film, perché un italiano, se per caso gli va male il film d'estate, diciamo che il suo guadagno, il settore di guadagno maggiore proprio in Italia. E siamo convinti, anche visto il risultato di Cinema Days, che sono stati migliori dal 2016 a oggi, che sarà una grande estate. Un'ultima domanda, inevitabile, le celebrazioni per i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci, pochi giorni fa avete presentato con il Premier Conte e anche il sottosegretario Giorgetti proprio una app per questi appuntamenti, di che cosa si tratta? E poi tra l'altro è un po' aperta, no? Non è ancora definita. Sì, è in divenire. Esatto. Diciamo che anche la questione dei centenari, della promozione dei centenari è sempre una mia delega. Quando sono arrivata, quella di Leonardo, il governo precedente aveva un po' deciso di demandarla e lasciarla totalmente alla Francia, per cui abbiamo preso in mano tutte le situazioni che, grazie al cielo e grazie a poli museali e a singole regioni o comune che avevano deciso di fregarsene, dicendo proprio la parola giusta, di quello che era l'indicazione del governo precedente, avevano messo in campo una serie di iniziative. Noi cosa che abbiamo detto? Ci vuole un'app che le contenga tutte, proprio perché una persona che si trova in un qualunque posto d'Italia possa con un'app geolocalizzarsi e dire che cosa c'è qua vicino a me che possa ricordare Leonardo quest'anno. E anche questo sicuramente è una grande attrattiva per i territori, soprattutto parlando di Leonardo, Regione Lombardia, come sarà poi anche per Raffaello il prossimo anno, perché ci sarà una grande mostra comunque su Raffaello all'Ambrosiana.